seconda giornata della festa della famiglia, qual è la riflessione? Intanto siamo molto contenti perché c'è il sole e ci sono tanti bambini in piazza in questo momento che si stanno divertendo, stanno giocando. Tante famiglie che vivono una giornata spensierata stando insieme. Stamattina abbiamo ascoltato due testimonianze molto belle, molto forti, piene di passione. Due testimonianze molto diverse, però tenute insieme da un filo unico. La testimonianza di Lucio Rossi, un fisico che sta facendo forse l'esperimento, senza forse, sta facendo l'esperimento più importante al mondo in questo momento alla ricerca della cosiddetta particella di Dio, e che ha testimoniato come i valori che lui ha trovato nella famiglia lo stanno aiutando in questa impresa, dove il fatto di approfondire e la ricerca non solo non impedisce di credere a qualcosa d'altro, ma anzi più la ricerca si spinge avanti e più si scoprono orizzonti nuovi, perché si scopre che c'è un infinito. La testimonianza di Margherita Coletta, che è stata molto applaudita, molto, molto toccante, è l'esperienza di una donna che ha perso il suo bambino a 6 anni per una malattia e il marito ucciso a Nassiriya nell'attentato del 2003. E, è stato stupendo vedere la serenità di questa donna, che non è stata sopraffatta dagli eventi negativi della vita, molto tragici, ma che esprime proprio la fede, la fiducia in un Dio che anche quando non si capisce, però si sa essere padre. Infine poi c'è stata la relazione di padre Sangalli, che ci ha presentato la figura di questi due coniugi, i coniugi Martin, i genitori di Santa Teresina di Lisieux, facendo proprio vedere come Santa Teresa, questa santa così grande, patrona delle missioni, il giovane dottore della Chiesa, non è un fungo nato dal nulla, ma è nata e cresciuta e si è fortificata nella fede in una famiglia con dei genitori che per primi hanno vissuto la fede in modo totale.